Tutto incomincerà il 24 novembre prossimo, quando ci sarà l'udienza preliminare del procedimento penale nei confronti di Tateo e Mereu per i presunti maltrattamenti contro 21 parti offese, fra cui Sara. Questa sentenza, invece, riguarda puramente il rapporto di lavoro tra Tateo e l'azienda, un tema non penale e del quale si devono ancora conoscere le motivazioni. Per noi non è cambiato nulla, aspettiamo il 24 novembre. Così la famiglia Pedri ha commentato la notizia della sentenza con cui il Tribunale del Lavoro ha dichiarato illegittimo il licenziamento di Saverio Tateo, ex primario di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Trento. Il medico guidava il reparto in cui lavorava Sara Pedri, la ginecologa scomparsa il 4 marzo 2021. Il licenziamento di Tateo dall'azienda provinciale per i servizi sanitari fu deliberato l'8 novembre successivo, ovvero 9 mesi dopo la sparizione della ginecologa. Tuttavia, ciò che preoccupa la famiglia Pedri non è tanto la posizione lavorativa del professionista, quanto le accuse alle quali Tateo dovrà presto rispondere nel procedimento più importante, quello che riguarda i presunti maltrattamenti sul lavoro che l'ex primario e la sua vice, Liliana Mereu, avrebbero commesso nei confronti di 21 dipendenti, tra cui la stessa Sara. L'accusa parla di ingiurie, intimidazioni, atteggiamenti denigratori, minacce di sanzioni disciplinari, atteggiamenti inquisitori con ricerca generalizzata di un colpevole per ogni minimo errore, attività di demansionamento del personale, in condotte vessatorie motivate da personali ragioni di risentimento e non giustificate da specifici rilevanti errori professionali. Questi atteggiamenti avrebbero provocato costante paura, umiliazione, sofferenza e annichilimento e conseguente quotidiana e generalizzata situazione di stress lavorativo, sia in danno del personale medico che di quello infermieristico. Saverio Tateo si è sempre difeso, dicendo «non sono il mostro che tutti dipingono». Ha anche sottolineato che il disagio di Sara era iniziato prima di iniziare a lavorare a Trento, ma per l'accusa Sara subiva rimproveri in sala operatoria ed aspre critiche nello svolgimento di altri servizi, convincendosi, in un clima di sfiducia crescente che finiva per permearla totalmente, di essere persona incapace di esercitare la professione medica, cadendo in uno stato di prostrazione fisica e psichica, con importante perdita di peso da stress lavorativo, tanto da determinarsi a presentare le dimissioni il 3 marzo 2021 e a scomparire dal 4 marzo 2021, con sospetto di condotta suicidaria. La procura ha quindi elencato gli episodi che avrebbero alterato lo stato psicofisico di Sara. In uno di questi, l'ex primario colpiva la mano di Pedri, che aveva impugnato il bisturi invece che la forbice, urlandole contro «non si usa il bisturi, si usa la forbice». Sara, secondo l'accusa, non avrebbe retto a tutte queste pressioni. Si sarebbe sentita schiacciata e umiliata, al punto da decidere di sparire. La sua famiglia continua a cercare il suo corpo. La macchina della ginecologa è stata ritrovata vicino al lago di Santa Giustina e le ricerche nella zona sono ancora in corso. Tuttavia, di Sara non c'è ancora alcuna traccia. Questa vicenda ha portato l'azienda sanitaria a istituire una commissione d'inchiesta interna. Gli ispettori inviati dal Ministero della Salute avevano evidenziato criticità oggettive nella gestione del personale del reparto. Sara aveva confessato ai familiari, agli amici e all'allora fidanzato di non farcela più. Nella decisione del giudice del lavoro, però, tutto ciò sembra non aver avuto rilevanza. Il Tribunale di Trento, in sostanza, ha respinto le accuse di maltrattamenti sul lavoro legate alle 17 contestazioni disciplinari, la maggior parte delle quali riguardava presunti comportamenti vessatori. Tateo sarà quindi reintegrato nel suo ruolo presso la struttura dalla quale era stato licenziato. Inoltre, il giudice ha condannato l'azienda sanitaria a versare al medico gli stipendi dovuti per gli ultimi 2 anni. Secondo Vincenzo Ferrante, avvocato del professionista, la sentenza ricostruisce l'integrità del dottor Tateo dal punto di vista umano e professionale. Nonostante questo primo verdetto relativo alla causa di lavoro, la famiglia di Sara Pedri conserva ancora speranze intorno al procedimento penale. Infatti, il processo penale con l'udienza preliminare è fissato per il 24 novembre prossimo e in essa
ripongono le loro speranze di giustizia.